Ludovic, sulla terga sinamica, mezza volta per quartiere, ando sola non sapevo, ma se vede tutto riesco, e sarà bene finestra, e capisci com'è bella la città e vuole Chanel. È un pranzo popolare, è uno spizio per nobiltà, come sempre John Doe. Teresa è un personaggio che del luogo di Santa Lucia, abitava in questo posto bellissimo, da sola è riuscita a creare questo locale che ancora oggi noi cerchiamo di portare avanti così come lo portava lei, senza presunzione, perché lei era una donna molto in gamba e tenace. Abitava qui di fronte, in uno dei balconcini qui di fronte, tutti quanti la chiamavano zia Teresa, persino le persone che arrivavano da lontano, da ogni posto del mondo, dicevano chi è zia Teresa? Zia Teresa è diventato un simbolo per Napoli, è diventata come il Vesuvio, quindi si viene a Napoli e si chiede dov'è il Vesuvio, dov'è zia Teresa? Per molti anni abbiamo offerto ai nostri clienti il mare sulle loro tavole, i prodotti del mare, i prodotti del nostro golfo. A un certo punto però pare come se ci mancava qualcosa, perché arrivavano diverse persone qui, diversi clienti, a volte qualcuno sorgeva un po' il muso, dice ma la pizza? Ma tu mi va a pizza, a pizza, a pizza, a bumaro langoppa, a bumaro langoppa, ma tu mi va a pizza, a pizza, a pizza, a bumaro langoppa, a pizza e niente più. E mangiare una pizza a pelo d'acqua in un posto così bello, in un'isola, un poco un'isola nel centro della città, tranquilla, dove ti rilassi, perché il mare rilassa, pare che il sapore è diverso, si gusta diversamente, si sente qualcosa di più, ha una marcia in più la pizza mangiata qui nel Golfo di Napoli da zia Teresa, nel piccolo porticciolo di Santa Lucia. La margherita è quella più acclamata sicuramente, però anche la nostra marinara, dove ci mettiamo il filetto di pomodoro del pennolo, che è questo praticamente. Però anche, abbiamo anche delle pizze gourmet molto importanti. Poi c'è la nostra Sofia, che è fatta con provola di bufala affumicata. Poi abbiamo sopra i fiori di zucchero, quelli là piccolini piccolini, e poi tanto basilico. Mangiate oggi e pagate pronto a giorni! Poi c'è sta la cornucopia, che è buona, scenografica ed è piena di tutto, non ci manca niente, perché c'è il cono di vetro ripieno di ricotta. Poi il tondo, c'è la margherita, proprio Regina Margherita, pure col filetto di pomodoro. C'ha tutto, prosciutto, rucola, pomodorini, insomma è una pizza veramente strategica. Se vuoi conquistare un uomo, una donna, vieni qua, chiedi quella, la metti a tavola e la cosa è fatta. Sono innamorata. Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Che stiamo un po' rischiosi, casa balla tutto pizza, dove dammo un pizza, cato fanno i tuoi carizzi, strettiamo la base frizzi, prova con stette c'ha pizza, come tanta pirelizza, te ne esci una spizza pizza, fino a quando non scapizza che stiamo un po' rischiosi. Allora, questo golfo in questi giorni è stato bellissimo. I colori delle luci erano straordinari, vedevi questi fasci di luci che si disperdevano su nel cielo, altri colorati che si sparavano sugli scogli, sul mare, e la gente era affascinata, vedevi che tutti camminavano, ammiravano, e voglio ringraziare veramente l'Associazione dei Pizzaioli Napoletani per un evento così importante, di grande effetto, che ci ha dato veramente tanta visibilità, ma soprattutto ha reso Napoli ancora più importante nel mondo. Ma cosa straordinaria è che c'erano tanti napoletani, ma anche tantissimi stranieri,
E pizza, come si dice in napoletano? Si dice nelle lingue di tutto il mondo. E allora, evviva la pizza in tutto il mondo, perché con una parola ci uniamo, si unisce tutto il mondo. A pizza.